E ancora buongiorno da Stefano Munari. Allora, come annunciato poco fa, oggi abbiamo qui con noi un ospite speciale, perché è venuto a trovarci Luca del Tanto Amore di Santa Catalina. Intanto buongiorno e buon sabato, come stai? Bene, grazie, buongiorno a tutti e tanto amore. Mamma mia, tanto amore sempre, ma che bella voce che hai. Senti questa bella voce radiofonica, perché secondo me lui, prima di aprire un ristorante, ha fatto un po' di radio, ha fatto un po' di DJ, perché hai quest'anda, no, tu di queste cose. Allora, innanzitutto ricordiamo il tuo ristorante, che è a Santa Catalina, qui a Palma de Mallorca, si chiama Tanto Amore, ed è un ristorante che esiste da un bel po' di anni, quindi ne hai viste di inverni, di cotte e di crude, di inverni ed estati, e soprattutto tante svedesi che passeggiano per di lì, che è sempre un bel vedere sedersi al Tanto Amore. Ogni tanto ti distrai, nota proprio, perché positiva. Sempre positiva, queste belle bionde, gli occhi azzurri. Allora, tu sei qui con noi questa mattina per raccontarci cosa? Perché hai una storia da raccontarci, una cosa che è veramente interessante. Di cosa ci parli questa mattina, Luca? Mi spinge intanto la curiosità, perché questo lavoro mi ha dato la possibilità di esplorare mondi che non conoscevo, per cui mi farebbe piacere anche che i nostri radioascoltatori potessero un pochino immergersi in quella che è la storia della ristorazione. Noi entriamo nei ristoranti, cameriere mi porta, ma non sappiamo esattamente come nascono, quali sono, diciamo, le organizzazioni, la struttura di un ristorante e l'evolversi della ristorazione durante i secoli. Ecco, innanzitutto, durante i secoli la ristorazione da quando esiste? Il primo ristorante guarda, questa è una cosa abbastanza particolare. Allora, il Guinness dei primati mette che come primo ristorante è ancora esistente, è un ristorante del nipote di Botín, personaggio famosissimo qua in Spagna, insomma grande banchiere, un ristorante a Madrid che sembrerebbe essere nato nel 1725. Mamma mia, bene, raccontaci un po' questa storia, vai Luca, è tutto tuo il microfono, raccontaci. Allora, prima di iniziare a parlare della ristorazione, direi che bisogna risalire alle origini delle istituzioni alimentari. L'uomo, da quando è nato, ha la necessità di cibarsi, di nutrirsi per esistere, per vivere, e se inizialmente l'alimentazione era una cosa assolutamente primordiale, per cui ci si nutriva di quello che si trovava, successivamente si è iniziato a cacciare, e poi con la scoperta del fuoco si è iniziato a cucinare. Esatto. E lì inizia il primo grande cambio, no? Per cui si cucina alla brace, si essica e si assale, si affumica per conservare, ma essenzialmente, diciamo, ecco, l'unica maniera per consumare, soprattutto, ecco, parliamo di fauna e non di flora, si utilizza il fuoco. Questo è stato il primo passo. Fondamentale il fuoco, altrimenti giustamente non si può riscaldare o cucinare qualcosa. No, effettivamente erano dei sibariti i nostri antenati, perché tutto crudite, insomma, voglio dire, meglio di così. Ecco, perfetto. Crudite, ricercatissimo. Però in realtà, ecco, si passa da quello che inizialmente solo un'esigenza fisiologica a sviluppare invece un concetto un pochino più ampio. Nelle successive civiltà mesopotamiche, egiziane, greche, romane si introdusse un concetto che è quello di convivialità, cioè non si ciba solo esclusivamente per soddisfare un bisogno primario, ma si cerca e si crea un'occasione di incontro e di socializzazione. Certo, che comunque è alla base anche del concetto di andiamo a mangiare fuori oppure mangiamo assieme. Assolutamente, la convivialità. Ma ti dico di più, i latini coniarono questo detto pluris amico mensa quam mens consipit, che significa cattura più amici la tavola che la mente. Assolutamente d'accordo. Ma durante questa larghissima storia dell'alimentazione umana, diciamo che gli egizi furono i primi in realtà a disporre di una varietà di alimenti importante, grazie soprattutto al fatto di avere il Nilo, per cui terre fertilissime, ma anche grazie all'incontro e alla possibilità di scambiare nozioni e alimenti con i greci e romani. E tra l'altro furono anche i primi a utilizzare strumenti e tecniche differenti da quello che era solo invece cucinare alla brace, cioè iniziarono a lessare e a friggere.
Molto interessante, quindi tecniche nuove, tecniche differenti. Nuove, differenti, e insomma iniziamo ad arricchire il cibo, non è solo più esigenza primaria, diventa anche convivialità, ma inizia anche a svilupparsi una forma del gusto. Bene, bene, e di questa forma del gusto ne parleremo tra poco, perché tu sei ancora con noi, sei qua fino alle 11, non ti muovi, assolutamente. Assolutamente no. Mettiamo una canzoncina e poi siamo ancora qui in compagnia di Luca del Tanto Amore. Ancora buon sabato mattina da Stefano Munari. Siamo qui oggi in questa edizione speciale in compagnia di Luca del Tanto Amore, titolare appunto del Tanto Amore di Santa Catalina qui a Palma de Mallorca. Ci sta raccontando un po' quella che è la storia della cucina, della ristorazione. E siamo arrivati agli antichi romani. Tu, un milanese che mi parla il romanesco, che se fa? Sì, certo, perché... Ma perché devi andare a Roma? Che cosa hanno fatto questi antichi? Anche questo hanno fatto. Ma loro, guarda, sono dei grandi goderecci, effettivamente fin dall'antichità lo furono. Sì, sì. E sapevano far festa, sapevano questi. Continuano a saperla fare, insomma, esatto. Sono dei miti in questo senso. Ma sono loro che in realtà sviluppano il primo concetto di cucina un pochino complessa, insomma, grazie anche alle, diciamo così, alle relazioni e all'occupazione del grande impero romano, insomma, si sviluppa occupando altri territori, e da lì nasce questa confluenza di tradizioni che consente al popolo romano di essere, diciamo così, il precursore, tra virgolette, della cucina moderna. In realtà come si evolve questa capacità di manipolare gli alimenti? Beh, loro sono i primi che iniziano a utilizzare le sarse, gli umidi, gli intingoli, le polpette, gli involtini, salamelle e sanguinaggi. Insomma, loro già si esprimono, sono avanti in questo senso. Ma se ben vediamo, leggendo i ricettari dell'epoca, capiamo che in realtà è molto lontano dalla nostra cucina, nel senso che riescono ad abbinare del dolce con l'acido, con l'aromatico col dolce, il dolce col salato, insomma, sì. Sono delle pratiche per noi un pochino inusuali, ma in realtà, ecco, sono quelle che sono l'anticamera della cucina, se non moderna, ma della cucina riferita e destinata a un grande consumo anche pubblico. Esatto, sì. No, è interessante anche capire, perché è lì che nascono le prime osterie, che in realtà, sì, insomma, sono luoghi di perdizione. Che esistono ancora, eh? Esistono, perché quelli non sono cambiati. No, la perdizione è essenziale, assolutamente, quindi esistono. Sono luoghi di perdizione dove sì, si ristora, ma in realtà più che altro si fa bisboccia. Sì, gioco d'azzardo, prostituzione, grandi sbevazzate, insomma. E chi più ne ha più ne metta. Perché alla fine dei conti si può far di tutto, insomma. Poi lì nasce anche forse un po' il mondo della notte, no? Il mondo della sera. Assolutamente, perché insomma inizia di giorno, ma poi non ha mai fine. After hour. Finisce la mattina quando si deve andare a lavorare. Mattina. Se si deve andare a lavorare. Sì, è proprio lì che nascono le prime osterie. È lì che si servono in realtà pubblicamente le prime bevande, che sono in realtà tutte bevande fermentate. La più antica, quella che è ricordata come la più antica, è l'idromele, che sarebbe una bevanda fermentata ottenuta mescolando il miele con l'acqua. Ma va! Ma non ci posso credere. E invece sono i greci che coltivano per primi la vite. Ecco, e da lì nasce poi quello che amiamo. Ci piace il vino. Sì, esatto. Ci piace il vino, per cui è lì che nasce il vino. Vino che inizialmente ha delle gradazioni, vengono aggiunti gli zuccheri, altissima, ma viene addirittura allungato con o acqua dolce o acqua di mare. Acqua di mare? Acqua di mare. Ma sarà stato un po' salaticcio. Sarà stato un po' salaticcio, probabilmente per indurre a mangiare qualcosa di più rispetto a quello che beveva. Ma c'erano già i trucchi quella volta. Sì, adesso secondo... invece si fa il contrario con gli aperitivi, perché si dà il buffet salato per farti bere di più. Ecco, una volta ti facevano bere per farti mangiare. Vabbè, questa comunque è la storia appunto di come si è evoluta, no? la ristorazione, la convivialità, le osterie. Poi di cosa, come prosegue il tuo cammino? Ma il mio cammino, intanto, diciamo che veniva servita anche la birra, che comunque è un altro sistema di fermentare gli orzi, lupole, eccetera. Ecco. Ma veniva servita calda. Ma calda? Sì. Cioè, la birra calda è il contrario di quello che esiste adesso. Assolutamente sì, la birra era calda.
La birra era calda come un vin bruleo, come sì, una cosa, mamma mia, no, non mi attira l'idea. No, neanche a me, assolutamente, però insomma probabilmente aveva i suoi effetti positivi. Vabbè, aveva i suoi effetti positivi. Bene, allora Luca, tu sei ancora qui con me una ventina di minuti, così continuiamo questo percorso di questo sabato mattina un po' anomalo, però divertente, qui su Italiana. Siamo con Luca del Tanto Amore di Santa Catalina, ci sta raccontando un po' come è nata, come è cresciuta, come è cresciuto il concetto della ristorazione e della convivialità. Intanto musica! Ancora buon sabato mattina a tutti da Stefano Munari, ma non sono solo, perché c'è lui, c'è Luca del Tanto Amore di Santa Catalina in centro a Palma, dove, come abbiamo detto anche prima, allora lì si vedono passare delle bellezze straniere incredibili, perché là in quella zona ci sono tante svedesi che ci distrae, non si può dire niente perché dopo qualcuno ascolta e mi dà svedesi e tedesche, eh? Sì, e a proposito di tedeschi, cioè, c'è qualcuno nel mondo che ci definisce a noi dei magna spaghetti. Allora chiariamo una cosa, perché tu mi hai detto una cosa fuori onda interessantissima. Chiariamo questa cosa del mangia spaghetti, perché? Beh, in realtà, attenzione, è grazie all'incontro tra la civiltà romana e quella germanica che noi introduciamo all'atto di quello che era il cibo principale, a parte i legumi e le verdure, cioè la carne, introduciamo un'alimentazione a base di grano. Ecco, il grano che serve, il grano inteso come grano frumento, sì, no, non come grano di nero, no, perché il grano è fondamentale per fare che? Per fare la pasta, la per pasta, fare gli spaghetti. Quindi, tanto che ci chiamano mangia spaghetti a noi, ce l'hanno portato loro. Noi siamo stati abbastanza svelti, ecco. perché noi siamo noi, insomma. Quindi, com'è questa storia di questa, com'è nata la pasta alla fine? Allora, questo connubio, naturalmente questo incontro di civiltà ci ha portato questi nuovi alimenti che abbiamo elaborato e abbiamo sintetizzato in realtà in quello che è il nostro piatto già reso famosi nel mondo, ma ovviamente la nostra così varietà culinaria è così intensa, così grande, così variata, ma rimane uno degli spunti più importanti e quello che forse maggiormente ci ha fatto conoscere nel mondo. Sicuramente. E abbandoniamo un attimo quello che è la, insomma, in realtà la nascita dell'utilizzo del grano, per cui dello spaghetto, della pasta secca, della pasta in generale, andiamo a dare un'occhiata a come nasce la ristorazione, perché a questo punto è interessante sapere. Benissimo, ci siamo alimentati, abbiamo visto che c'è un'evoluzione e una delle tecniche e degli alimenti, ma e tutto questo come si risolve? In realtà si risolve dal punto di vista pubblico con le creazioni nel Medioevo e nell'antica Roma delle osterie, che nei paesi anglosassoni sono i pub. Esatto, i pub, dove voglio dire, mangiare magari poco, però bere, insomma, cioè, si difendono. Poi vediamo anche qua come si difendono, ecco, quando arrivano, insomma. si difendono bene. E in realtà, però, ecco, insomma, questa evoluzione ci porta alla storia della ristorazione moderna. Ecco. Ristorazione moderna a cui noi non diamo i natali, ma sono i francesi. Ecco, come nasce questa ristorazione moderna in Francia? Ecco, come dicevamo, insomma, il Guinness dei primati dice che il primo ristorante ancora in essere è stato fondato a Madrid nel 725, ma le cronache invece ci riportano un signor Boulanger che apre una bottega nella zona del Louvre, dove dà a mangiare viandanti delle portate semplici, brodi, consumé a base di carne, e è anche il primo inventore del marketing dedicato alla ristorazione. Cioè lui replica una massima del Vangelo di Matteo, dove dice: venite a me tutti voi che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Questo è il primo esempio di marketing. La pubblicità. Quella volta non c'erano ancora le radio, le televisioni, però già c'erano le tecniche di marketing, appunto. Bella storia. Il signor Boulanger avanti, ma venne subito soppiantato da quello che è il vero primo ristorante, fondato sempre a Parigi alla fine del Settecento da Beauvier, e dedicato soprattutto all'aristocrazia parigina, perché insomma, locali per la plebe
esistevano, ma non esisteva per l'aristocrazia, per cui la ristorazione, la cura dell'alimentazione proposta al pubblico esce dalla corte e viene, diciamo così, anche dedicata a un'altra parte importante della popolazione. Ecco, e lì mi immagino tutte queste belle signore francesi con questi abiti immensi, con la carrozza e i cavalli, che arrivavano appunto in questi luoghi di ristoro per aristocratici, per gente con la pasta, come gente si dice. Con la pasta. Si descrive questo ristorante come il primo dove c'è una vera e propria cantina, dove si organizzano ricevimenti, dove, diciamo così, esiste camerieri ben vestiti, una cucina superiore, insomma, ecco, questo è il primo vero esempio di ristorante nel mondo. Bene, questa è la cronaca dell'inizio della nostra ristorazione. Poi quando mi ha detto questa cosa mi viene sempre in mente la scena con Bud Spencer, Terence Hill, quando entrano tutti ben vestiti in questo ristorante, arriva il cameriere che parla tutto in francese, gli dà una cacchetta lì sul, e lui dice: fermo qua, tu non devi suggerire, devi portarci da mangiare. Questa è una delle scene più belle, secondo me, di loro due insieme, che insomma mi ha segnato da giovane. Ecco, questa comunque è la storia della ristorazione a Luca del Tanto Amore. Ma tu comunque tu sei un affezionato, perché tu torni sicuramente, grazie, a trovarci, grazie. E mi è piaciuto molto questa cosa, e sicuramente uno dei prossimi sabati mattina ci racconterai altro. Di cosa parlerai? Beh, già che abbiamo introdotto diciamo così, l'origine della ristorazione, io direi diamo un'occhiata al nostro grande paese, all'Italia, che insomma è un punto di riferimento per la ristorazione mondiale, e vediamo un pochino come è nata e come si sviluppa la ristorazione nella bella Italia. Bene, perfetto, quindi questo sarà l'appuntamento di cui parleremo la prossima volta. Allora Luca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui oggi. Ricordiamo i dati del tuo buonissimo e bellissimo ristorante. Sì, il nostro ristorante in Santa Catalina e nella calle Fabbrica. Grande terrazza. Potete prenotare, insomma, siamo su Facebook, cercate su Facebook Tanto Amore. Tanto Amore. Grazie Luca, grazie, un abbraccio, e tanto amore. A prestissimo. Buon weekend. Ciao.